Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovissimo video. Io sono Dama Colleziona e benvenuti sul mio canale. Ben ritrovati ragazzi, oggi andremo a fare direttamente una recensione di un fumetto che da me era molto atteso. Si tratta di un fumetto-evento perché incrocia per la prima volta il mondo di Watchmen con il mondo di DC mai prima d'ora si erano scontrati in un max evento crossover. Questo evento crossover si chiama Doomsday Clock e il fumetto di cui vi parlerò oggi è questo magnifico box questa magnifica edizione cartonata rilegata edita da Panini perché fa parte della label DC Library, quindi di questa diciamo collana delle storie più memorabili dell'universo DC in edizione rilegata e prestigiosa, infatti la copertina è proprio bella al tatto è molto piacevole in cui troviamo il logo di Superman, la S di Superman che significa speranza, un po' rovinata, macchiata di sangue, ma con questi colori gialli che richiamano anche la spilla del comico, che è uno degli elementi più iconici del mondo di Watchman. Non c'è nessun elemento in rilievo, però si tratta comunque di un'edizione molto bella. Rilegata c'è una bellissima rilegatura e anche le pagine sono stampate su carta lucida con una bella grammatura. Quindi, davvero un'edizione fatta da Dio. Da Panini Comics, che di solito quando realizza queste edizioni qui da collezione sono davvero belle costose, ma belle perché infatti il prezzo di listino, il prezzo di catalogo è di ben 40 euro. L'opera contiene tutti e 12 capitoli di Doomsday Clock, che è un'opera crossover scritta da Jeff Jones e Gary Frank. Gary Frank ovviamente si è occupato dei disegni. Precedentemente i 12 capitoli sono usciti come albi singoli serializzati mensilmente dalla Lion, e successivamente, quando Panini ha acquisito il catalogo di Sid, ha pubblicato il maxi cartonato deluxe. Peccato che non sia stato proposto anche in edizione cartonata dalla Lion, perché, per esempio, io, ma come me molti altri, presumo, hanno il problema che in collezione hanno i volumi rilegati di Watchmen targati Lion. In realtà questa non è la prima incursione del mondo Watchmen con quell'universo DC, perché prima dell'uscita di Doomsday Clock in realtà è stato anticipato da La Spilla, che è una storia autonoma, se non erro, in cui Batman e Superman indagano sulla misteriosa comparizione nella Batcaverna di Bruce Wayne della spilla del comico quindi c'è anche quel breve ehm, diciamo questa breve avventura che è stata stampata sempre in un'edizione da Lax da Panini che mi manca in collezione che devo reperire che ha anticipato questo avvento qui questo mega evento perché è stato uno degli eventi più attesi dagli ultimi anni perché mai prima d'ora nessun autore si era azzardato di toccare i personaggi stupefacenti e ben caratterizzati e famosissimi di Alan Moore è stato proposto come seguito diretto di Watchmen si tratta prettamente di una mossa commerciale perché sì, è effettivamente un seguito perché la storia si svolge anni dopo la conclusione di Watchmen, però in realtà poi prende una strada completamente diversa perché alcuni personaggi dal mondo di Watchmen invadono il mondo di DC perché sono alla ricerca del dottor Manhattan che incuriosito dalla presenza di Clark Kent si è rifugiato nel mondo lì. Effettivamente, poi il eh, dottor Manhattan viene utilizzato come espediente per tutto il multiverso di sì, per tutte le varie ramificazioni, perché la presenza del dottor Manhattan ha causato numerose anomalie spazio-temporali, per cui è il dottor Manhattan ad aver creato tutte queste realtà multiple. Perciò si tratta di un escamotage abbastanza originale, o meglio che. È efficace perché serve al suo scopo ed effettivamente il dottor Manhattan la figura ideale come capro espiatorio per <ride> riazzerare il canone DC, Quindi sotto questo punto di vista sono stati bravi. Però alla fine lo svolgimento, la storia non. Non soddisfa pieno, anzi, delude parecchio, perché tutti si aspettavano il mega scontro fra Superman e il dottor Manata mentre in realtà tutto ciò non, non accade, o meglio, l'incontro fra i due mega protagonisti c'è, però non soddisfa pieno. Ma anche lo svolgimento, tutto il proseguimento alla fine si rivela, si rivela una storia che non prende, non decolla mai, non c'è niente di memorabile, non c'è quel tocco di originalità. E alla fine. I personaggi che mutano sono proprio quelli provenienti dal mondo di Watchmen, che si amalgamano, si amalgamano a fin troppo, vengono diciamo resi molto DC perché il comico che misteriosamente compare e sopravvive da Watchmen passa all'universo di DC, sembra una sorta di Deadstroke, Adrian Wade, Ozymandias che passa dal mondo di Watchmen al mondo DC diventa una specie di Lex Luthor. Poi ci sono Mimo e Marionetta che sono due personaggi importanti all'interno della storia che in realtà però sembrano una sorta di Joker e Harley Quinn del mondo Watchmen. E poi c'è una versione alternativa dell'iconico Rorschach perché compare anche Rorschach qui anche se non è in realtà il nostro Kovax. E quindi ci sono tante scelte che a me non mi sono andate giù, rielaborazioni e così via. Mi ha deluso profondamente questo fumetto qui, non, non mi ha toccato, non mi ha proprio preso come disegni, come struttura narrativa. L'opera richiama molto Watchmen di Moore e Gibson. Qui sono presenti 12 capitoli ma tra una fine e l'altra dei capitoli ci sono anche delle parti di approfondimento del materiale extra che hanno delle funzioni narrative perché... Danno quel tocco in più eh, di storia che non potevano aggiungere tramite balloon, tramite vignette. Per cui c'è questo materiale di approfondimento che serve anche per portare avanti una determinata eh, storyline narrativa. E questa cosa mi è piaciuta molto perché eh, anche Watchmen eh, ha la stessa, diciamo, scansione eh, narrativa, anche a livello di disegni. Gary Frank è stato molto bravo perché i personaggi di Watchmen. E il dottor Manhattan e tutti gli altri come stile è molto fedele all'opera Sum. E quindi mi è piaciuto anche questo aspetto qui è stato molto bello e molto pratico. però per tutto il resto, per quanto riguarda la ciccia, la storia, si rivela una mera operazione fuffa che serve solo per azzerare il canone nulla più, non c'è niente di particolare. Infatti. I personaggi del mondo di sì non vengono minimamente toccati né caratterizzati, non vengono minimamente toccati da, da questo diciamo evento crossover, non hanno mutamenti eh, significativi. Quelli che cambiano sono per lo più i personaggi di Watchmen perché soprattutto il dottor Manhattan alla fine ha un eh, importante cambiamento perché il dottor Manhattan, dopo tanti anni eh, di scervellamento, di meditazione, chiamatelo come volete. Riesce a capire che quello che manca all'universo di Watchman è un Clark Kent, è un Superman. E quindi sotto questo aspetto qui mi è piaciuta anche la rielaborazione della chiave di Superman, perché Superman viene sempre visto come l'uomo speranzoso, ottimista, quello sempre positivo, che si batte per la giustizia e per degli ideali forti, ma che allo stesso tempo, pur essendo un alieno proveniente dal pianeta Krypton. Ha imparato a conoscere, ad amare, ad apprezzare l'universo terrestre, gli terrestri, gli esseri umani, per cui, ehm, senza ricevere nulla da in cambio, si batte per avere giustizia e per le cose giuste. Quindi, il dottor Manhattan si rende conto che al suo mondo Watchmen manca una figura così, un simbolo, un faro che guidi, che guidi gli esseri umani verso aspetti positivi, verso dei ehm, valori positivi. Quindi, alla fine si rende conto di tutto ciò e l'opera è un lungo percorso che ci porta a ciò, a far sì che il dottor Manhattan comprenda qual è il suo ruolo definitivo. Qui vengono forniti degli aspetti introspettivi molto importanti sull'essere supereroe, sull sul fatto, sul destino, su cosa significhi vivere, però. Mh, si vede che il tutto non avviene in maniera organica, ma in maniera forzata. Quindi la storia prosegue in maniera così perché gli autori vogliono portare avanti la storia, ma, non avviene, ma il tutto non avviene in maniera uniforme, omogenea e lineare. È una lunga forzatura che, porta, che serve per portare il dottor Manhattan a scontarsi con Clark Kent. Sembra quasi che davvero che il fine scopo di Doomsday Clock non sia realizzare una bella storia, crossover, un evento unico come poteva presagire l'uscita di questo mega evento, ma sia solamente come mera operazione commerciale per giustificare l'ennesimo riavvio dell'universo DC. Per i puristi come me di Watchmen e per tutti gli appassionati dell'opera di Moore, questo qui è un lavoro assolutamente inaccettabile, perché sì, la narrazione la chiude, però la chiude male. E non soddisfa, la storia è lenta, noiosa, senza palpitazioni interessanti, non aggiunge niente nella mega epopea di Watchmen, manca calore, mancano i colpi di scena, non c'è nessuna trovata realmente soddisfacente che ti fa gridare: Wow! Ed è un peccato perché io onestamente l'aspettavo da tanti anni e questa macro storia qui è... mi aspettavo qualcosa di più sostanzioso, di più cicciottoso. Per cui mh, non ve lo consiglio, diciamo, nella, nella conclusione finale di questo video qui. La, la somma finale di questa recensione qui è che se siete molto legati all'opera Watchmen vi consiglio di non comprarvi un Snake Rock perché vi snaturano un attimino alcuni personaggi iconici dell'opera seminale di Murray Gibson. Piuttosto compratevi Before Watchmen che quelli a meno male sono comunque dei prequel dell'opera Watchmen e secondo me rendono, rendono molto bene la profondità dei personaggi che rendono molto bene, giustizia, ai personaggi eh, cult di, del mondo di Watchmen. O se proprio volete assistere o seguire una storia a sequel di Watchmen, vi consiglio di vedere la miniserie della HBO che è passata su Sky ormai un annetto e rotti fa, che si chiama Watchmen di Damon Lindelof. Che è molto bella, Sono, mi sembra 7-8 episodi, è davvero bella, bella. Un sequel di Watchmen, e secondo me è fatto benissimo perché mischia anche eventi storici come il massacro di Tulsa con una storia eh, fantastica, comunque con una storia supereroistica. Con un elemento, diciamo super potente che è il dottor Manhattan. Quindi ci sono tante cose interessanti nel, nel Watchmen miniserie. Vi consiglio di guardare quella serie televisiva lì. Se volete un vero sequel di Watchmen. E niente, siamo arrivati alla conclusione di questo video qui. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate dell'Universal Watchmen e cosa ne pensate di Doomsday Clock, se l'avete comprato, se l'avete letto e se l'avete apprezzato, perché a me non è piaciuto ma mi piacerebbe sapere la vostra opinione se a voi avete letto questo macroevento o di sì. Scrivetemi tutto qui sotto e io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine e vi do appuntamento fra qualche giorno con un nuovissimo eccitante video. A presto!